Si è svolto all'Aurum di Pescara il tradizionale Gran Gala del Vino d'Abruzzo, organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale. Quest'anno l'evento è abbinato alla mostra Disobedisco, la rivoluzione di D'Annunzio a Fiume 1919-1920, visitabile nelle sale dell'Aurum fino al 27 settembre 2020. Nell'occasione è stata presentata l'edizione della Guida Vite 2020 nel corso di una tavola rotonda sulle opportunità dello sviluppo enoturistico abruzzese legate all'appartenenza territoriale del Grande Vate, alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Consigliere regionale Fabrizio Montepara, gli assessori regionali Mauro Febbo ed Emanuele Imprudente, oltre al Presidente AIS Abruzzo Gaudenzio D'Angelo, il Referente regionale alla Guida Vite Luca Panunzio, il Presidente Cooperative Abruzzo Massimo Monetti, l'attrice Franca Minnucci e Pierluigi Francini della Luigi D'Amico Parrozzo. Gran finale con la degustazione dei vini delle 57 cantine selezionate nella Guida Vite e di alcuni oli Evo abruzzesi. Il Consiglio regionale ha inteso patrocinare e aiutare nell'organizzazione l'Associazione Italiana Sommelier, sezione di Pescara, nell'organizzazione della presentazione della sezione abruzzese dei vini premiati e selezionati dalla Guida Vite, che è la guida che descrive le nostre migliori etichette, quelle premiate. Abbiamo inteso legare anche con uno spazio comune, cioè un'ala dell'Aurum per la presentazione della Guida Vite e quindi la degustazione di questi vini libera, aperta, per far prendere consapevolezza a tutti gli abruzzesi dell'importanza di questo grande patrimonio che è di ricchezza che abbiamo noi nei nostri vini di qualità, e l'altra ala che invece ospita la grande mostra di Gabriele D'Annunzio. Perché questo? Perché abbiamo inteso che legare due momenti così alti, uno di enogastronomia e l'altra culturale con Gabriele D'Annunzio, fosse un effetto cumulo che possa portare a un esperimento di attrazione turistica importante. Chiaramente l'enoturismo ormai è noto a tutti che ha una importanza strategica nella nostra nazione. Dobbiamo far comprendere agli italiani e agli europei che in Abruzzo ci sono delle punte di eccellenza che meritano di essere assaggiate e le cui cantine meritano di essere visitate. In più è la regione, e Pescara ne è la città, di Gabriele D'Annunzio, che in tutto il mondo ormai viene riscoperto come uno dei personaggi della cultura più importanti del secolo scorso.